Buonasera a tutti gli appassionati di basket. Questa sera siamo al Palacus per vedere una bella partita. In teoria la prima giornata della fase orologio di C-Gold, ma durante il riscaldamento c'è stato un piccolo problema, ovvero il canestro è andato rotto, perché il giocatore della Castellana Basket, Kirilov, andando a schiacciare una mano, ha leggermente rotto il canestro. Adesso cercherò di farvi vedere. Come potete vedere, stanno adesso rimuovendo tutti i vari residui, i detriti di questo canestro ormai devastato. È venuto giù tutto d'un colpo e dovrà essere cambiato il canestro. Peraltro Kirilov, lo dico per tutti quanti, sta bene, però è in questo momento a terra perché si è fatto male, si è tagliato un po' il sopracciglio, quindi ovviamente non sta molto male e non sta molto bene, però chiameranno il pronto soccorso per portarlo a casa, ma sta bene, vigile, tutto a posto. Dunque, vi dicevo che verrà cambiato il canestro del Palacus per poter procedere a disputare la partita, questa partita tra Gravina e Castania Basket, che era il primo giorno di fase orologio. Dopodiché si giocherà anche Cuscatania contro Basket School Messina, però passerà un po' di tempo, quindi sicuramente la diretta che era prevista su Basket Tanese, sullo Sport di Gravina su Facebook, verrà un po' rimandata, un po' ritardata. Io vi terrò aggiornati sugli sviluppi di questa situazione. Situazione che non si verificava a Catania dal lontanissimo 2008, quando ci fu una Oyama Melfi spareggi salvezza per la Serie B2. Venne giù il canestro del Palagalermo, fu sostituito dopo 2 ore. In teoria pare che i tempi di attesa saranno un pochino minori, ma vi terremo aggiornati. A più tardi. Abbiamo il video tutorial come cambiare tutta la squadra dei dirigenti, compreso il vicepresidente e il presidente di Rotterdam. Ovviamente. Questo era un tutorial come cambiare il tabellone dopo che viene rotto. Potrebbe essere interessante. Comunque verrà cambiato il tabellone, quindi si inizierà un po' in ritardo. Gaetano Russo, responsabile degli impianti del FUS, è già là, pronto per sistemare tutto quanto. I tecnici già preparati per cambiare e smontare quello che rimane del vecchio tabellone. Anche Romano Lazzara pronto a immortalare. Ciao Romano, il fotografo. Siamo pronti per immortalare anche questo. Verrà sostituito solo il tabellone, chiaramente con l'anello. Intanto Kirilov è ancora a terra in attesa dell'ambulanza, ma come vedete sta bene, cioè nel senso ha soltanto un po' di vetro che gli è rimasto nella ferita, non troppo grave. Noi ci fermiamo, poi torniamo più tardi per la diretta vera e propria con le novità su come andrà qui al Pala Cus, dove giocheranno appunto Gravina e Castenea. Ora di inizio previsto 17:30, ma si inizierà probabilmente fra almeno mezz'oretta e quarti d'ora. Successivamente a seguire sarà Cuscatania contro Basket School, in diretta sulla pagina della Basket School. Ci vediamo tra poco.